Ideato dall'eclettico Taro Yoko, Drakengard 3 è un prequel del primo capitolo della serie, che si presenta in esclusiva su PlayStation 3 come un hack and slash venato da un leggero sottofondo ruolistico. Disponibile solo in digital delivery, il titolo si dimostra diretto e sopra le righe, con uno stile ed una narrazione decisamente originali, ma funestato da un comparto tecnico francamente tremendo. Eppure, nonostante certi difetti grafici ed una stressante linearità strutturale, Drakengard 3 ha un suo valore, rinchiuso nelle scelte registiche, sceniche e narrative. Il gioco si ambienta un centinaio di anni prima del capitolo originale, ma la storia è tutto sommato indipendente rispetto a quella dei due titoli che l'hanno preceduto. La storia raccontata è quella della spietata crociata di Zero, una delle sei Intoner che hanno portato la pace nel mondo con la loro magia, che si ribella alle sue sorelle. Fin dalle prime battute il racconto si presenta esagerato, intriso di una violenza verbale e visiva quasi eccessive. Ci sono momenti che lasciano francamente a bocca aperta, dialoghi al limite dell'assurdo, fra titaniche pisciate di drago e problemi mestruali della protagonista. La sceneggiatura di Drakengard 3, insomma, è qualcosa di mai visto prima, irrispettosa e irridente, sboccata e volgare. Questa esuberanza è uno degli aspetti che più colpisce il giocatore, riuscendo ad incuriosirlo e spingendolo a proseguire nonostante un intreccio all'apparenza molto banale. Proprio come accade in Nier, poi, la parte finale della storia ridà spessore al racconto, scombussolando l'orizzonte di attesa del giocatore con una rivelazione alla luce della quale bisogna rileggere l'intera vicenda. Insomma, il comparto narrativo di Drakengard 3 è uno dei suoi aspetti più riusciti, grazie ad una sceneggiatura violenta e originalissima. Dal punto di vista del gameplay, Drakengard 3 è un hack and slash molto semplice, con un sistema di gioco che a più riprese ricorda quello di un Dynasty Warriors qualunque. Qui non ci sono però estesi campi di battaglia, bensì ambientazioni molto lineari in cui avanzare falciando le truppe avversarie. Il sistema di controllo prevede l'utilizzo di due tasti d'attacco per alternare i fendenti di base a quelli speciali, il cui utilizzo è però legato all'esaurimento della stamina. Man mano che si procede nell'avventura, si sbloccano altre armi oltre a quella principale, ottenendo la possibilità di cambiare al volo l'equipaggiamento. Pian piano questa dinamica diventa sempre più importante per sfruttare un sistema di forze e debolezze che ad esempio suggerisce di sfondare gli scudi avversari con la lancia e di abbattere i nemici volanti grazie alle lame circolari dei chakram. Non c'è mai una predominanza della componente ruolistica di sottofondo per un titolo che vuole concentrarsi in maniera prepotente sull'azione, spingendo semmai il giocatore ad adocchiare i pattern d'attacco dei nemici per schivare al momento giusto o parare all'ultimo secondo ed effettuare il più classico dei contrattacchi. Purtroppo, nonostante l'aumento di complessità a cui si va incontro, il gameplay non decolla mai, alternando scontri molto tesi con diversi boss a momenti davvero monocordi e tediosi, in cui si distruggono quasi senza cura le truppe regolari. L'aspetto più ammorbante del gioco, tuttavia, è rappresentato dalle devastanti magagne a livello tecnico, che finiscono per rendere stressanti quasi tutti gli scontri. Evidentemente, il team di sviluppo deve avere grossissimi problemi con l'Unreal Engine, perché nonostante la povertà poligonale delle ambientazioni, il gioco scatta vistosamente anche nelle battaglie meno affollate. C'è anche una telecamera tremenda che si incastra negli elementi poligonali, oscura la visuale e rende davvero difficile seguire lo scontro con cognizione di causa. Se si ha la forza di sopportare anche l'aliasing abbondantemente al di sopra dei livelli di guardia, comunque si scopre un titolo che ha una sua compostezza e che riesce a vivacizzare la progressione alternando ad esempio sessioni di volo in cui si controlla il drago Mikhail. Purtroppo il sistema di progressione della protagonista è davvero scheletrico e le side quest strutturate come semplici scontri a tempo sono davvero troppo povere. Giocare al titolo di Access Games, insomma, è una vera e propria altalena di emozioni. Anche la componente scenica prova a mescolare architetture maestose ai colori spenti di una feroce apatia esistenziale, eppure deve misurarsi con un colpo d'occhio veramente malmesso. Su tutto si erge comunque una grande colonna sonora, che include morbidi brani cantati e melodie più intense, rappresentando forse una delle selezioni più convincenti degli ultimi tempi e sicuramente dell'intera saga. Drakengard 3 è uno di quei prodotti sorretti quasi interamente dal suo smisurato carisma. Il gioco si propone come un hack and slash all'apparenza molto basilare, il cui gameplay si arricchisce nel corso dell'avventura senza mai raggiungere esagerati gradi di complessità. Anche tralasciando la componente ruolistica molto leggera, è difficile però sopportare i lancinanti problemi tecnici, che tarpano le ali alle scelte estetiche e rendono molto frustranti certi scontri. Ma anche al netto di tutte queste magagne, è impossibile non restare affascinati da una trama sfacciata, da una sceneggiatura strafottente e cattiva, da personaggi che ostentano una diversità quasi prepotente, in un'apologia della violenza raccontata in maniera così brillante.